Ce l'avete presente questa carta? Spero proprio di sì. Si chiama La vendetta del professor Rock, l'impostore. Provo a mettervela anche così in primo piano. È della serie Rocket, è una prima edizione e ha uno degli artwork, se non quello più bello per quanto mi riguarda, di tutta la serie Pokémon. Vedete quel Gengar? Bene, questo Gengar qui è il nuovo logo del canale. Ve lo metterò anche qui. In sovraimpressione, ho voluto aggiornare un pochettino il logo vecchio e ho utilizzato questo qui. E credo che sia il momento giusto per cercare di cambiare il logo e per valorizzare Gengar, perché ho ben 4 pacchi da aprire insieme a voi. Alcune di queste spedizioni sono arrivate da giorni, altre invece sono arrivate soltanto oggi, ma aspettavo in particolare una spedizione, che è l'ultima che andremo ad aprire e che è fortemente legata a Gengar, per un motivo. Ho fatto una cosa folle di quelle di cui uno potrebbe poi anche pentirsi, no? Sul lungo. Però l'ho fatta lo stesso. Ho deciso di farla. Ed è per questo che vi chiedo un mi piace di supporto a questo video. E scrivetemi sotto nei commenti, quando aprirò l'ultimo pacco, se anche voi avreste fatto una roba simile. Signori, direi di non perdere ulteriore tempo e di passare subito all'unboxing di tutti questi pacchi. Sono 4, hanno anche colorazioni differenti, ma io vorrei partire appunto da questo qui, tenendo sempre il nostro Vendetta del Professor Rock l'Impostore vicino a noi. Questo è un pacco in realtà abbastanza recente, è arrivato un paio di giorni fa. Andiamo anche per valore, quindi questa è la carta dal valore minore che andremo ad aprire oggi, però è una carta che mi serviva per un progettino che avete visto proprio qui sul canale ormai anche già un po' di tempo fa. Quindi è qualcosa che avevo lasciato in sospeso, è qualcosa che comunque dovevo completare. Diciamo che bene o male questo video si divide in due parti, le prime due un pochino più tranquille e invece le ultime due un pochettino più costose. Questo pacco viene da Vinted ed è una carta che ho trovato comunque a un prezzo tutto sommato basso, uno di quegli investimenti che si possono tranquillamente fare senza paura poi di pentirsene, ma soprattutto perché dobbiamo completare l'edizione legata al Team Rocket. E quindi ho preso un Dark Golbat olografico in italiano Unlimited, non in prima edizione come la Vendetta del Professor Rock, dato che sapete che sto facendo il set del Team Rocket in italiano proprio Unlimited e mi mancava questa olografica da inserire subito nell'album. Cerco di coprire con una mano l'indirizzo di chi mi ha mandato questo secondo pacco, anche questo viene da Vinted, e proviamo ad aprire anche questo senza fare particolari danni. È un'altra carta che fa riferimento appunto al set di Team Rocket, anche questo viene da Vinted, non è stato un investimento grossissimo, però inizia a essere sicuramente più impattante rispetto al Dark Golbat che abbiamo appena aperto. Ecco, diciamo che almeno l'altra spedizione era imballata meglio. Qui c'è la carta così, ragazzi. Qui c'è proprio la carta così, con anche lo scotch attaccato alla carta. Io non posso credere a questa cosa. Non posso veramente credere a questa cosa. No, questa non viene da Vinted. Questa viene da eBay, ora che mi viene in mente. Da eBay. Mamma mia. Ripeto, non è un acquisto di chissà quale valore. Non stiamo parlando di centinaia di euro, però un po' di amore per i prodotti che si vendono. E per prodotti anche storici, per carte che comunque hanno un'età. Guardate, ma come si fa? Ah no, meno male, non è la carta. Ragazzi, che infarto che mi era venuto, non è la carta. Questa è una carta che è stata utilizzata per coprire. Mi era venuto un infarto. E qui invece abbiamo una carta non in condizioni ottimali, che ho cercato di pagare il meno possibile e alla fine sono riuscito a pagarla al prezzo che volevo, e stiamo parlando di un Dark Dragonite, anche questo di Rocket.
provo a tirarlo fuori per vedere effettivamente le condizioni. Qui condizioni non proprio eccellenti. Possiamo vedere che è una carta che sicuramente ha visto dei brutti momenti, non è nelle migliori condizioni, però ho cercato di tirare giù il prezzo quanto più possibile per metterle all'interno della collezione. Direi che vanno benissimo così e quindi abbiamo due carte in più di Team Rocket. Adesso però iniziamo con alcuni pezzi che costano un po' di più. Questa è una busta che arriva da un acquisto che ho fatto su MKM, quindi Card Market, conoscete bene tutti, perché quando parliamo di valori, anche quando sbustiamo determinate cose, facciamo riferimento al valore di Card Market, ok? Voglio provare a girarvi il tutto per cercare di lasciarvi anche un po' l'effetto sorpresa, ok? Ce l'ho fatta senza mostrarvi nessun tipo di dato sensibile, né mio né del venditore. Possiamo lasciarla anche qui dentro. Come potete vedere è una carta gradata BGS vintage, perché abbiamo il retro vecchio di Pocket Monster Card Game. È una carta che appartiene a un'edizione in particolare che non è Team Rocket, che sul canale abbiamo visto un pochettino, in particolar modo in una carta, ma è un Pokémon che io amo. È un Pokémon che amo. Mi piace tantissimo, di prima generazione, e ha una valutazione molto elevata. Ci siete? 3, 2, 1, ed ecco qui Surge Raichu BGS 9 Challenge from the Darkness. Carta meravigliosa, carta del 1998, quindi ha assolutamente i suoi anni. È una carta olografica con un bellissimo artwork di Ken Sugimori di Raichu, che è un Pokémon che sapete bene apprezzo molto. 9 mint, ha un 8,5 in surface, per il resto andiamo molto molto bene, e quindi anche Surge Raichu entra a far parte della nostra collezione. Però io ve l'ho detto chiaro e tondo, il pezzo forte di questo unboxing è la carta singola contenuta qui dentro. È un'asta di eBay, l'ho vinta, viene dall'estero, viene da fuori Europa, viene dall'Inghilterra, ho pagato anche dei dazi doganali per ottenerla, e secondo me in tutto, tra questa carta e il resto che abbiamo aperto, come valore di carte acquistate e sbustate in questo video, superiamo i 300 euro. Significa che, dato che queste due carte non sono costate tanto, e che questa è stata pagata un ottimo prezzo, stiamo parlando di circa 50 euro, da sola questa carta supera appunto i 200 euro. È una carta che ho deciso di comprare perché dovevo averla all'interno della mia collezione. È una carta, anche questa, di Challenge from the Darkness, quindi stiamo parlando dell'edizione giapponese dei Capo Palestra, quindi una carta del 1998, ma è una carta particolare per più motivi. Uno, perché rappresenta uno dei miei Pokémon preferiti in assoluto e non ve ne ho mai fatto mistero, e in seconda battuta perché ho una sorta di progettino per questa carta. Ma non solo, c'è un terzo motivo che vi dico fra un po', quando sarò riuscito ad aprire questo pacco. Fermati un attimo, devi lasciare un like a questo video, perché stiamo veramente per aprire una carta della Madonna. Io ti ho avvertito, fai te. Ok, sono riuscito ad aprire, e attenzione perché ci sono più buste qui dentro. Molto particolare come situazione. Sono buste vuote, ok? Quindi praticamente una sorta di protezione extra in più all'interno di quella scatola. E poi c'è la busta, quella che contiene l'acquisto. E ora andiamo ad aprire il tutto e ad estrarre. Ok, la giriamo, perché anche questa appunto è una carta che ha bisogno di un attimo prima di essere mostrata. Il terzo punto del perché io abbia acquistato questa carta, però ve lo voglio dire tra poco. Anche questa è una BGS, una Beckett dalla valutazione elevata. 3, 2, 1. Perché, come avrete immaginato, questo è un Sabrina Gengar.
un Sabrina Ganger BGS 9 del 1998, quindi anzi 99, cioè Ledge from the Dark, incredibile. Ah no, perché ci sono due edizioni diverse, sono Jim Booster e Jim Leader. Ho sempre fatto un po' di confusione da questo punto di vista, sono un po' un matto io allora. Però va bene. Qual è la peculiarità di questa carta? Il terzo motivo per cui l'ho acquistata. Che questa è una carta bannata. Nell'edizione che è arrivata da noi, in Italia, manca un particolare. Perché se noi proviamo ad avvicinare quanto più possibile, dovreste vederlo proprio in questo momento, sullo sfondo abbiamo delle croci. Vedete di dietro? Delle croci dietro Gengar. Ecco, quelle croci nella edizione italiana non sono presenti. E questo ha fatto sì che questa carta venisse bandita e quindi riproposta in una versione differente dal punto di vista dell'artwork. Uno dei motivi per cui ho preso questa carta, cioè un piccolo progettino, è creare una sorta di quadretto con alcuni dei miei Pokémon preferiti, appunto, di questa edizione legata ai Capo Palestra. E dato che già possedevo questo Blaine's Charizard 9.5, sempre BGS, e dato che mi è apparsa questa asta di eBay proprio BGS con questa carta, non ho resistito. Ed è per questo che poi sono andato ad acquistare in un secondo momento anche questo Raichu di Surge. Ecco, io queste tre carte le vorrei mettere all'interno di un quadretto, perché sono tre dei miei Pokémon preferiti di Kanto, sono tutti gradati BGS con delle valutazioni molto elevate. In realtà possiedo anche questo Misty Golduck in giapponese, però è gradato 7 ed è gradato da Grad, quindi diciamo che all'interno del quadretto non starebbe proprio bene, però anche questa credo che sia una carta veramente meravigliosa di questo set. Gli artwork di questo set erano strepitosi, meravigliosi. Guardate quanto stanno bene queste tre chicchette, forse meglio così, lasciando Charizard al centro, dato che è la valutazione più elevata, e gli altri due in ordine di Pokédex, quindi prima Raichu e poi Gengar. Guardate quanto sono belli e quanto starebbero bene in un quadrettino, tutti e tre vicini vicini. Signori, questo era un unboxing che avevo voglia di fare da un po' di tempo a questa parte, siamo finalmente riusciti a completarlo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi possedete questo Gengar super interessante e se secondo voi un bel quadrettino così può venire bene. Grazie a tutti.